Clemente Dionisi è il responsabile, uno dei responsabili della Federazione Italiana Scacchi, che ha portato questa manifestazione qui a Grosseto. Ne ha organizzate tante, immagino. Sì, diciamo che a questo punto sì, perché sono già 4 anni che ci dilettiamo in questa avventura che tutte le volte provoca emozioni uniche, direi. E questa, considero questa manifestazione a livello regionale la più complessa, la più difficile, la più impegnativa per vari motivi. Uno, perché essendo coinvolte le scuole, non tutti sono tarati, tra virgolette, nell'ambiente scacchistico, che ha delle esigenze, ha delle regole e delle norme da rispettare, e loro sono alle prime armi, diciamo. Qualcuno è già navigato, tipo Montecatini e Massa ad esempio, però altri sono alle prime armi, sono magari alla prima esperienza, e non sempre gli pare di vedere delle soluzioni, delle soluzioni consone alle loro esigenze. Ecco, diciamo che è un territorio vergine, tutto da scoprire e da strutturare più che altro. Sì, no, diciamo che in Toscana, come diceva questa mattina il nostro presidente regionale, ci stiamo impegnando parecchio, magari un po' a macchia di leopardo, però diciamo che tutto sommato sì, l'importante è non fermarsi. L'importante è crescere, magari piano, però andare avanti. Ci sono direttive europee, come ci diceva il tecnico, che dovrebbero impegnare gli istituti scolastici a divulgare e far crescere la disciplina degli scacchi. Non tutti le recepiscono sempre, però mi sembra di capire che c'è una crescita. Eh sì, dicevo, in certe regioni è già stata in maniera molto marcata. Io sono assistito al provinciale, non regionale, al provinciale di Asti, uh-huh. E c'erano 63 squadre iscritte, una cosa clamorosa. Noi abbiamo 31 nel regionale, ma questo non è che ci deve scoraggiare, anzi, ci deve sicuramente incentivare a proseguire, a continuare e allargare la base scolastica specialmente, perché solo questo è il segreto. O quelli che hanno la passione, che hanno superato i 25, 30 anni, 40, quelli ormai il loro percorso è stato tracciato, e bisogna tracciare il percorso ai ragazzi, sì, giovani. Noi a Grosseto qualche ragazzo giovane bravo ce l'abbiamo, però anche in altre province, Massa, Lucca, Firenze, ecco, direi che se una tiratina d'orecchie a Firenze non starebbe male, anche da parte del comitato regionale, perché no? Certo, signor Dionisi, gli scacchi, le ha detto, qualche promessa ce l'abbiamo a Grosseto. Noi sappiamo per nozione acquisita che il regno degli scacchi è sempre stato i paesi dell'est, la Russia, eccetera, poi gli americani, poi qualche paese, ancora l'India. Ma l'Italia, che si fa onore in tante discipline, non può restare indietro, no? No, non deve restare indietro, però io a livello nazionale non mi sento di esprimere giudizi, perché la federazione ha persone valide, per cui sono loro che devono preoccuparsi e occuparsi di queste attività. Io mi fermo a livello regionale qualche volta, a livello provinciale quasi sempre. E diciamo che bisogna coltivare i piccoli, non promettere nulla ai piccoli, perché si rischia di avere magari un campioncino in erba bruciato da aspettative eccessive. Esatto. Ci saranno alla fine di maggio gli Open, la quinta edizione degli Open qui, giusto? Sì, questa è la quinta edizione che il Circolo Scacchi di Grosseto, in questo caso, perché in questo momento io non sono del Circolo Scacchi, ma sono della federazione per questa manifestazione. Mentre per il Circolo Scacchi di Grosseto, che sono uno degli animatori, non il presidente, che mi sono dimesso recentemente, è un appuntamento ormai diventato fisso, che rispetto ad altri appuntamenti in Toscana è ancora un pochino sottovalutato, nonostante abbiamo una sede eccezionale, perché la Fattoria La Principina è una sede prestigiosa,
che ci dà una grossa mano su questo, con dei locali incredibili, con degli spazi meravigliosi. Con una location tra il verde che ispira la meditazione e il raccoglimento degli scacchisti. Infatti a maggio, chi verrà quest'anno a maggio, che sarà nella seconda metà di maggio, dal 27 al 29, potrà anche farsi il bagnettino nella piscina oppure andare direttamente al mare. Bene, senta signor Dionisi, noi non le rubiamo più tempo perché vedo che lei corre da un capo all'altro dei vari tavoli. Mi fa bene perché ultimamente sono aumentato di peso e non è... Perché gli scacchi sono una disciplina dove lavorano molto le sinapsi, molto meno i muscoli delle gambe. La ringraziamo per la sua disponibilità, le auguriamo tutto il bene. Grazie a Mare Magnus, grazie agli sponsor, Assicurazioni Toninelli. Toninelli, a un'altra sponsorizzazione importante che adesso mi sfugge il nome, Asso di Cuori, giusto? Asso di Cuori. A proposito di assi, speriamo che di qui ne escano tanti di assi, così sì, saranno poi assi dei nostri cuori. Sì, noi di assi ce ne intendiamo, perché il nostro circolo comprende anche il Brigio e il Burraco, per cui di assi... Stranamente il Burraco ha avuto un'esplosione. È il meno impegnativo dal punto di vista intelletto, perché gli scacchi e il Bridge sono abbastanza simili. Il Burraco è un passatempo... importante, per noi è fondamentale, per il nostro circolo è fondamentale perché ci mantiene una sede meravigliosa, certo. E che vi invito poi a venire. Bene, io mi sto sentendo una zucca perché non so giocare a scacchi, mi sto sentendo veramente un microbo di fronte a questi bambini che hanno 8-10 anni e che dimostrano una capacità e una maturità che io invidio. Hai visto mai che mi viene la voglia di giocare a scacchi? Vabbè, ne riparliamo. Al limite può ripiegare sul bridge, ecco. Che magari è sempre colpa del compagno. Quando si perde, qui invece si perde è la colpa tua. Sì, ciao. Grazie mille, grazie.